Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale e in questo video vi mostro due piccoli acquisti che ho fatto da Kikko, proprio un negozio fisico, e ho trovato due cose, tra cui una mi interessava molto, scontate al 70%, e sono cioè uno è una linea vecchia, perché di cosa si tratta? Del fondotinta compatto, questo qui, della, speriamo di riuscire a dirlo, Unex Expected Paradise, scusate la mia pronuncia, penso che faccia abbastanza pena, ma anche nomi comunque, c'è cioè un nome più semplice. Perché l'ho preso? Allora, perché vi faccio vedere che avevo preso questo qua della collezione Dolce Diva, con questa trama, se vi ricordate, penso che lo conoscete. L'ho preso perché mi piace molto, questo è il fondotinta. Mi piace molto usarlo come cipria, soprattutto me lo porto in questa pochette che metto in borsa, è una pochette termica, e me lo porto in borsa per i ritocchi, ecco appunto c'è la spugnetta sporca, non fateci caso, perché per i ritocchi, per tamponare magari, soprattutto quando mi si lucida, oddio, ce la faccio, mi si lucida, insomma, sudo un pochettino, mi tampono qua, anche perché ha una protezione 50 e mi piace proprio come cipria. L'ho usata anche come fondotinta e cioè è buono, diciamo che io ho la pelle che tende un po' al secco, come fondotinta preferisco comunque quelli liquidi, però non è male per appunto evitare questo fattore lucido alla pelle, per far sì che il make-up duri un po' di più la base. E niente, è ancora nuovo, ma insomma, un po' di volte l'ho usato, anche se voi lo vedete così. Vabbè, questo è quello vecchio, appunto, e volevo un backup, insomma, averne uno di scorta. C'era della collezione, l'ultima che è uscita, che ora mi sfugge il nome, che costava a prezzo pieno, e invece questo l'ho pagato poco. Ecco, lo sapevo, mi sono dimenticata che avevo scritto anche i prezzi tutti scontati e non so dove l'ho messo. Spero di ricordarmi, ve lo scrivo in info box, i prezzi interi scontati, comunque intero mi ricordo 16,90, ma su per giù l'ho pagato, ma neanche 5 euro, perché ho speso di tutte e due sui 6 euro, tutte e due, vi faccio vedere poi l'altro prodotto, questo ricordatevi che ce l'avevo già, era solo per farvi vedere appunto il tipo di prodotto che è, e questo è quello nuovo con il pack verde acqua, che è stupendo, riflette un pochettino e appunto è fatto, cioè è lo stesso prodotto, però vedete qua è liscio e qua abbiamo la spugnetta, così ho appunto un backup. E ecco, non ho guardato, cioè non ho fatto caso se il profumo è lo stesso, mi sembra di sì. Sa un po' di monoi, proprio di crema solare. E infatti mi piace anche per quello. Forse si sente più in quell'altro. O questo forse ha perso un po' perché l'ho già iniziato, usato. Vabbè, vediamo il secondo prodotto. Vedete, scontato al 70%. Qua c'è proprio il bollino. Allora, di cosa si tratta? Si tratta di un balsamo trattante per le labbra colorato. Dunque, la colorazione 03 guava. Non so se riuscite a vederlo, vabbè. E cercavo un gloss, mi sono fissato ultimamente con il gloss, che meno male che non portando più queste benedette mascherine, mi è tornata la voglia di gloss, però non c'era, non lo so, non mi convincevano. Mi ha fatto vedere questo, scontato al 70%, questo me lo ricordo, il prezzo preciso è 1,80 euro e dovrebbe essere appunto di una linea fissa. Allora, vediamo che il pack è particolare perché non avevo ancora nulla con questo pack, e questo è il balsamo colorato, non l'ho ancora provato, parte, va bene, negozio, il tester leggermente
fumato poco, meno male perché a me dà fastidio, se no vedete, cioè è molto molto chiaro. È un sì, più che rosino è proprio un po' aranciato, ma era l'unico colore che mi piaceva, erano troppo chiari, erano troppo scuri. E speriamo che mi stia bene perché sì, in effetti è piuttosto aranciato. Ma un pack sì, che se non lo metti nel verso giusto non si chiude. Questo è 1,80 euro, cioè. Vi dico, non ho speso neanche 7 euro per tutte e due. Per fondotinta, che poi lo uso maggiormente come cipria, e lip balm, insomma. Neanche 7 euro ho speso. Quando questo da solo viene 16,90 a prezzo intero, specialmente delle ultime linee. Per cui, contentissima. E voi cosa ne dite? Ho fatto un buon acquisto, no? Un ottimo prezzo. E fatemi sapere se anche voi avete provato questo fondotinta, in quale, diciamo, in quale linea, in quale edizione limitata, perché io credo sia un'edizione limitata questo prodotto, perché quello che mi ha attirato tanto è proprio per il fatto che abbia un fattore di protezione 50. Adesso mi è venuto il dubbio. Se la ragazza, ah sì, mi ha dato la stessa colorazione che la mia è Ivory 01 e 01 è qua. E niente, spero che il mio piccolo haul di Kiko vi sia piaciuto e ci sentiamo nei commenti. A presto, ciao!